la necropoli di Monterozzi a Tarquinia, una ricchezza archeologica culturale unica al mondo, dal 2004 patrimonio mondiale dell'umanità UNESCO. Qui gli Etruschi seppellivano i loro defunti, scavando sepolcri sotterranei e adornando le pareti rocciose, nella maggioranza dei casi, con dipinti oggi unica testimonianza sui costumi e la vita quotidiana di una civiltà dalle origini un po' misteriose, dai connotati orientalizzanti, che finì per amalgamarsi con la Roma dei Sette Re. Le tombe dipinte etrusche, definite il primo capitolo della storia della pittura italiana, costituiscono una vera e propria pinacoteca sotterranea, composta da più di 6.000 sepolcri, in molti casi nei secoli violati e depretati, se non quando addirittura vandalizzati da soldati di truppe di occupazione, più recentemente dai famigerati tombaroli. Caso emblematico è quello della tomba dei vasi dipinti, vediamo nelle immagini, scoperta nel 1867 e subito apprezzata per il livello calligrafico delle scene dipinte, il cui stile rimanda all'ambito greco orientale. Le decorazioni si sono conservate in condizioni relativamente buone per circa un secolo dopo la scoperta, come dimostrano riproduzioni ad acquarello e fotografie d'epoca conservati presso istituzioni culturali danesi. Purtroppo nell'agosto del 1963 la tomba fu oggetto di un terribile atto di vandalismo ad opera dei tombaroli, che hanno utilizzato una motosega per ritagliare e asportare alcuni settori delle pareti dipinte. Oggi, grazie ad una collaborazione tra Italia e Danimarca, è stato possibile ricostruire le parti pittoriche mancanti, confrontando fonti iconografiche di supporto e utilizzando tecniche di restauro finora mai applicate in archeologia. Nelle immagini vi abbiamo proposto sequenze esplicative sulle modalità di recupero e ricostruzione delle parti mancanti. Ed ora ascoltiamo coloro che hanno consentito e si sono dedicati nel tempo con il proprio supporto al recupero di un monumento per così dire smarrito. Opera iniziata nel 2019 da Maria Cataldi, recentemente scomparsa, già funzionario archeologo della sovrintendenza, che avviò con l'Accademia di Danimarca una collaborazione internazionale che finalmente ha consentito nel 2021 di portare a termine il restauro della tomba. Oggi qui a Tarquinia abbiamo concluso queste tre intense giornate in ricordo di Maria Cataldi, questa funzionaria esemplare che ha per 30 anni lavorato nella soprintendenza dell'Etruria meridionale, occupandosi delle tombe di Tarquinia in maniera quasi così totale. Tanto che quasi al termine della sua carriera il sito del necropoli dei Monterozzi con le sue meravigliose tombe dipinte è diventato sito dell'UNESCO, patrimonio dell'umanità. Sono state tre giornate intense in cui tantissimi colleghi hanno parlato e tutti hanno ricordato il modo di agire di questa collega, questa mia carissima amica, che era un modo aperto, un modo coinvolgente, un modo che riusciva ad attirare l'attenzione di tutti. Io ho preso da pochissimo il suo posto come presidente di questa associazione delle tombe dipinte di Tarquinia, che oggi ci ha regalato una bellissima sorpresa. Restauro di una delle tombe di V secolo, la tomba dei vasi dipinti. Dopo avervi presentato con una sequenza fotografica le modalità, la tipologia e le principali fasi della ricostruzione dei restauri, ora andiamo ad osservare da vicino i risultati. La tomba dei vasi dipinti con le sue pitture viene per la prima volta presentata alla stampa al termine dei lavori di ripristino e ricomposizione dopo gli atti vandalici di quasi 60 anni fa ad opera dei tombaroli. Nel prossimo futuro, per poter rendere accessibile il monumento, sarà necessario dotarlo di porta a vetro con taglio termico. In questo modo uno può apprezzare la devastazione dei tombaroli.
E questo lavoretto lo hanno fatto con una motosega. Andava di moda, ecco, quindi, la motosega. Sì, sbriciolando tutto quello che non potevano portare via. Esattamente. Metti a posto adesso. Dottor Maras, quali problemi ci sono stati per riportare un po' tutto quasi alla normalità, diciamo, anche se è un vero e proprio capolavoro? Questo è un capolavoro, è una delle tombe più famose dell'Ottocento, quando è stata scoperta nel 1867, però circa 100 anni dopo, nel 1963, approfittando del fatto che era un po' defilata e nascosta alle strade principali, i tombaroli hanno pensato di danneggiare completamente questo ritrovamento meraviglioso, questa tomba meravigliosa, distruggendola praticamente, portando via dei pezzi di parete, anche grandi, usando uno strumento delicato quanto una motosega, quindi puoi immaginare il danno che possono aver fatto. E laddove non sono riusciti a portare via, hanno sbriciolato, abbiamo trovato anche frammenti che sono stati in parte ricomposti, ma non è stato possibile ottenere risultati eccellenti in questo. Con questa occasione, grazie alla presenza di una serie di fotografie d'epoca e di acquerelli fatti nell'inizio del Novecento, e anche dei facsimile che erano a disposizione della Nick Asbell Foundation, è stato possibile reintegrare le parti mancanti, alcune delle parti mancanti, per far rendere leggibile per il visitatore quello che era la figurazione originaria, e però allo stesso tempo impedire che si perdesse la memoria di questo danno, di questo vandalismo. Questa tomba adesso è un museo del vandalismo e quindi ci dà un'idea di cosa c'era, di cosa è stato fatto e di cosa noi abbiamo il dovere di proteggere per il futuro. Grazie all'Accademia di Danimarca e alla Nick Asbell Foundation che hanno finanziato il nuovo restauro che ha salvato il capolavoro ormai perduto. Di situazioni come quelle che la dottoressa ci ha fatto vedere prima, ce ne sono altre all'interno della tomba? In questa tomba ci sono tre pannelli che sono stati sistemati in questo modo, mentre invece altre aree danneggiate e bucate, diciamo, sono state lasciate in questo modo, quindi su alcune pareti si vedono ancora i vandali del vandalismo. Non è l'unica tomba in cui sono state fatte queste operazioni devastanti, anche la vicina tomba del vecchio per esempio ha bisogno di un restauro altrettanto delicato e importante, e altre tombe di Tarquini hanno avuto questo danno negli anni 60. Oggi abbiamo un'altra sensibilità e dobbiamo dimostrarla. È possibile vedere anche le altre parti? Certo. Il recupero delle superfici dipinte è stato portato avanti attraverso un trattamento biocida preliminare, la rimozione di porzioni di cemento in eccesso dovuta a precedenti interventi di conservazione, il consolidamento della roccia e dell'intonaco, la pulitura dei sali affioranti sulle superfici e stoccature delle lacune con accorgimenti cromatici. Oltre alla ricollocazione di alcuni frammenti, è stato possibile realizzare tre pannelli su un supporto leggero, inseriti con l'uso di magneti nelle lacune su due delle pareti, con lo scopo di restituire la lettura d'insieme delle scene e di mostrare concretamente ai visitatori i danni causati dalla brutalità della d'arte. Dottoressa, scusi, può mostrarci anche le altre, faccio quelle altre visualizzazioni? Le vogliamo vedere staccare per vedere i danni. Sì, no, è meglio. Esatto. Ecco, questa l'altra l'abbiamo vista, l'abbiamo. Questa qui, se è possibile. Quindi queste sono le parti che avete potuto ricostruire. Sono state ricostruite, ridipinte sulla base degli acquerelli e delle fotografie d'epoca. L'originale è andato perduto. Meglio, l'altra è quando la si va, siccome è più grande, quando si va a rimontare è più delicata, quindi forse no, non è la caso lasciamo di spostarla. Invece questa voragine qui c'era un intero ballerino, figura intera, che è andato completamente perduto quello. In questo spazio che è... Questa è una grossa voragine che è stata danneggiata perché con una motosega non si può essere delicati.
grazie. Prego. Insomma, un recupero di queste pareti dipinte con l'uso di tecniche mai impiegate fino ad oggi in campo archeologico, un intervento possibile grazie all'entusiasmo e all'impegno di istituzioni culturali danesi. Sì, buongiorno, sono Charlotte Puncar, la direttrice dell'Accademia di Danimarca. E per me è stata un'esperienza unica venire qua oggi a vedere la tomba dei vasi dipinti. È un progetto che sta anche la nostra Accademia a Roma, che con una fondazione, con una donazione dalla Fondazione New Carlsberg Fund in Danimarca. E sì, secondo me è importantissimo che prendiamo anche donazioni per fare lavori così importanti, perché ma ci sono tantissimi tombe che hanno questi dipinti favolosi che sono stati distrutti, e un lavoro di restauro come questo che abbiamo visto oggi è proprio unico e molto molto importante. Speriamo tanto che ce ne saranno di più. Anche la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l'Etruria Meridionale è soddisfatta per le sinergie scaturite da questa cooperazione internazionale. La Soprintendenza è grata alla Nick Carlsberg Foundation, che attraverso l'Accademia di Danimarca ha finanziato un importante progetto, possiamo dire sperimentale, sulla tomba dei vasi dipinti. Infatti, avendo una collezione di dipinti, di riproduzioni della decorazione delle tombe di Tarquinia, in particolare della tomba dei vasi dipinti, ci ha consentito di reintegrare le lacune in maniera reversibile e di comunicare al meglio i contenuti e la bellezza di queste scene parietali. Grazie a loro e grazie ai miei colleghi che sono stati intraprendenti, coraggiosi ed hanno sperimentato queste nuove forme di collaborazione tecnica. Un doveroso grazie va anche alla proprietà di questa azienda agricola, che si trova in giardino una serie di monumenti che rende accessibili ad ogni richiesta che inoltriamo e che soprattutto si propone di comunicare al meglio, allestendo addirittura degli spazi per proiettare video e per consentire la spiegazione preliminare alla visita. Speriamo che tutti i proprietari di questa meravigliosa campagna tarquiniese siano così disponibili nei confronti del patrimonio culturale e ci aiutino a valorizzarle al meglio, oltre che a tutelarlo. E adesso ci intratteniamo con Adele Cecchini, che insieme a Franco Adamo, ideatore del progetto di conservazione, e Mariangela Santella, tecnica fotografica nel recupero di opere pittoriche, è stata una delle autrici materiali nel restauro della tomba dei vasi dipinti. Questo è un restauro che, diciamo, era nei nostri sogni da un po' di anni. Era una tomba, è una tomba molto offesa da tutti i degradi naturali, ma soprattutto dall'intervento dell'uomo, dei tomberoli, che hanno nel 1963, nella notte del 25 agosto, letteralmente segato con una motosega brani importanti e anche piuttosto considerevoli della decorazione pittorica. Alcuni di questi, più piccoli, abbiamo cercato di reintegrarli in una maniera visivamente gradevole, ma anche abbastanza onesta e reversibile. Sono dei pannelli, piccoli pannelli in aerolamma, il materiale in cui fanno gli aerei, quindi dotato di alluminio e resina. Su cui è stato, con la tecnica della pittura etrusca, riproposto il brand di pittura mancante. Li abbiamo inseriti, mio marito ha pensato a questo tipo di aggancio, con un magnete per farli stare nella sede, e quindi quando uno vuole vedere il danno realizzato sul retro, basta rimuoverli e poi reinserirli. La procedura è particolare, non
è mai stata utilizzata prima in un intervento di restauro. Il restauro principalmente è consistito nel consolidamento, nella rimozione del cemento che debordava sulla superficie originale, nella pulitura dei sani, nella esecuzione delle nuove stuccature e limitazione della roccia, fatto tutto per mettere ordine nel contesto pittorico. Il consolidamento statico del soffitto, anche perché questa tomba ha un dissesto geologico a cui è sottoposta purtroppo la riparita, ma è tutto sotto controllo e monitorato grazie all'ISPRA. Quindi questa è la novità, insomma, di questo restauro. Intanto aver recuperato un malato terminale, come li chiamo io tra virgolette, ce ne sono altri. Ecco, questa immagine mostra questi pannellini inseriti, a destra c'è anche quello con i vasi sulla parete destra. E quindi abbiamo, ecco, sulla parete destra vedete la lacuna segata proprio, e questa è la, invece l'immagine con i pannellini inseriti e dopo il restauro. Quindi aver ridato una nuova vita di fatto a questa tomba, una tomba importantissima, molto studiata, molto disegnata, molto importante dal punto di vista iconografico e stilistico per l'etruscologia, ma offesa, ripeto, dal degrado e dallo scempio dell'uomo, un po' dimenticata. Quando nel 6-7 anni fa con l'associazione abbiamo deciso di occuparcene, abbiamo cominciato semplicemente a pulire l'esterno, a rimuovere la terra che si era accumulata nei dromi, nel dromos, in particolare dei vasi dipinti, e davanti all'ingresso della tomba del vecchio, adesso c'è la tomba del vecchio che versa in condizioni deplorevoli come prima dei vasi dipinti, quindi speriamo che qualche benefattore, qualche sponsor voglia concludere questo restauro di coppia, appunto, di queste due tombe che sono così vicine e che hanno avuto entrambe lo stesso brutto destino. E quindi abbiamo cominciato a occuparci di questa tomba con l'associazione e con, grazie alla Caritas e a Mario Brutti, che mi piace ricordare perché è stato veramente lungimirante, abbiamo fatto i pronti interventi iniziali e abbiamo consolidato la superficie di tutta questa rete di radici incredibili che la ricopriva. Dopo fatta questa operazione, quando è venuto la legge di Danimarca a visitare le tombe di Tarquinia, Annette Radie e Maria Cataldi, amiche, la Maria Cataldi è la nostra presidente, finalmente invece decisero di cercare di aiutare la tomba a rinascere, quindi cercare di rinascere. L'Accademia di Danimarca ha finanziato questo restauro, veramente la Vicasma che l'ha finanziato tramite l'Accademia di Danimarca, e questa tomba veramente rinasce a nuova vita. Noi speriamo che prosegua.